Mi domando e chiedo cosa faceva quel distrattone del notaio mentre milioni di euro, non è vero, di soldi pubblici venivano assegnati in maniera, diciamo così, facilona, eh? E perché invece l'avvocato Dona è stato cacciato solo per aver fatto il suo mestiere? A queste domande qualcuno dovrà rispondere. Grazie, ho finito.